Tengo io perché altrimenti dobbiamo fare un'operazione un po' troppo lunga. Non so se Tonino è pronto, andiamo. Mister, abbiamo detto al triplice fischio finale, a caldo, forse la Ternana più bella ammirata in trasferta, addirittura migliore di quella di Latina e di quella di Pescara, dove pure aveva vinto con pieno merito. Ma stavolta per continuità di manovra e per efficacia nelle conclusioni, per efficacia, per tasso di pericolosità sotto porta, ci è piaciuta ancora di più. Ha fatto una buona partita contro un avversario ostico, perché anche loro hanno ripartenze importanti, hanno giocatori di gamba e non era facile, però come personalità abbiamo fatto secondo me delle cose buone che a volte non sono state, un po' abbiamo sofferto il campo, un campo sintetico un po' diverso con tutti questi pallini, adesso senza trovare scuse, però arrivavamo molto facilmente fino all'area di rigore e poi dopo nel tiro o nell'ultimo passaggio un pochino era sempre un po' frenato. Però l'atteggiamento dei ragazzi è sempre stato positivo, di una squadra che non demorde, che fino alla fine ci prova. E, insomma, è un bel banco di prova perché appunto l'avversario secondo me veniva da 4 vittorie su 5 in casa, insomma, non era così scontato, non era una passeggiata, anzi, quindi insomma è un bel risultato. Secondo me il risultato giusto era quello di pareggio, però non è che buttiamo via questi punti, perché anzi ci li teniamo stretti e dobbiamo essere bravi adesso a dar continuità a martedì. Lei parla spesso insiste su alcuni concetti base, identità di squadra, atteggiamento mentale, intensità. Da questo punto di vista, da questo triplice punto di vista, oggi la Ternana ha fatto il massimo o quasi. Sì, anche se avevamo fatto già bene anche col Vicenza, anche col Crotone, finché siamo rimasti in 11 la partita più o meno la stessa, cioè iniziamo ad avere una certa continuità che non ci deve far mollare di una virgola, anzi ci deve ancora di più fare stare sul pezzo e sapere che adesso ci capitano dei scontri diretti importantissimi, che la classifica è ancora cortissima e quindi dobbiamo essere bravi e non sprecare occasioni. Tornando all'atteggiamento, la Pro Vercelli, lo ricordava poc'anzi lei, 4 vittorie nelle ultime 5 gare, quindi squadra che viaggiava col vento in poppa. Ternana, che è vero, veniva dalla bella vittoria contro il Vicenza, ma che comunque arrivava qui sest'ultima. E invece pronti via, ha provato subito ad aggredire. Dicevamo in cronaca diretta, parliamo di ripartenza, ma non perché la Ternana si difenda e provi sporadicamente a contrattaccare. Si abbassa, aggredisce sul portatore di palla e riparte, ma lo fa con grande frequenza. La stessa cosa in avvio di ripresa. Non so se lei condivide, la domanda è questa. Anche oggi, come contro il Vicenza, le due fasi iniziali di entrambi i tempi hanno visto una Ternana straordinaria. Sì, no, è vero, ormai sta entrando nel nostro DNA ed è la nostra filosofia il fatto di essere aggressivi, di provare a essere più alti e ripartire, perché poi nelle caratteristiche un po' di tutti i reparti abbiamo questo tipo di identità. Però poi c'è sempre anche l'avversario che fa la partita che deve fare, quindi era importante dar continuità di prestazione e di risultato. Sono tutti 3 punti alla fine, con un bel gesto di Antonio, perché è stato bravo a crederci, però insomma, partendo dal presupposto che ancora non abbiamo fatto niente, dobbiamo essere bravi subito a non sederci ma a pensare a martedì. Senta, Zampa è uscito perché ha ammonito, ma aveva anche qualche problema fisico, se abbiamo capito bene, non era al top e quindi è entrato Palumbo, che ha fatto in pieno la sua parte anche al di là del gol. Sì, aveva nausea tra primo e secondo tempo e quindi non ce l'ha fatta, quindi è stato un cambio obbligato dove Antonio è stato bravo all'inizio a stringere poi i denti, anche perché poverino non ha avuto manco il tempo per scaldarsi e poi dopo a crescere e fare un gol di estrema personalità, perché insomma se non tiri non fai gol. Senta, una nota stonata, le ammonizioni più o meno ci stanno tutte, il problema è che Zanon diffidato salterà la trasferta di Ascoli e che Busellato anche oggi è incomiabile, ma direi che tutti hanno giocato bene, chi più chi meno entra in diffida. Ma quelle cose possiamo farci poco, al di là delle ammonizioni che non è il caso di oggi, vengono prese per proteste o per altre situazioni, quando fai falli di gioco giochi e basta, poi avendo questo tipo di intensità i ragazzi vanno sempre sulla palla, però può anche sembrare che a volte non sia così, ma noi insomma non è che questo ci fa cambiare la nostra filosofia e sono convinto che martedì potrà essere ugualmente un'occasione per qualche d'un altro per farsi vedere, per entrare in forma. Allora, Ternana bella, vincente e convincente, cerchiamo di trovare qualche limite, se c'è. 4-5 volte Furlan sfonda sulla destra nel primo tempo e non riusciamo a trovare il tiro in porta, un rimpallo, una frazione di secondo di ritardo, la bravura del difensore avversario. E
al di là del gol avversario, lì sono stati molto bravi sia Mostacchio come realizzatore, sia Beretta come assistman, però un paio di occasioni concesse agli avversari intorno alla mezz'ora del secondo tempo per la titubanza di qualche individualità nel pacchetto arretrato. Questi gli unici due nei rispetto ad una prestazione globalmente molto positiva. Ma credo che questo un po' abbia influito anche il campo, perché sia nei disimpegni difensivi, sia nella conclusione delle azioni, ho visto tante palle lente o rallentate o letture sbagliate sulla palla, adesso senza dare alibi a nessuno, perché poi a volte anche nelle letture potevamo ugualmente far meglio, sia in fase difensiva e sia quando poi abbiamo spinto. Però poi una gara perfetta per me non esiste mai, e oggi è una gara bella, importante, dove abbiamo raccolto 3 punti anche un po' per fortuna, però va bene così. Mister, una battuta, lei non parla dei giocatori singolarmente, no? Non ama parlarne, però credo che se il giocatore in questione è Avenatti, una parola si può anche spendere, no? Gran primo tempo, mi sembra Avenatti, perlomeno quello che abbiamo visto nelle giornate d'andata dello scorso campionato, ma anche nella ripresa. Sì, no, spendo volentieri, perché ha fatto una grande partita, due parole, e perché ha combattuto come veramente un leone, con personalità, contro due giocatori molto fisici, e tenendo sempre alta la qualità e la personalità dei giocati. Adesso dobbiamo essere più bravi ancora. Oggi ci sono state due situazioni importanti, lui deve essere bravo a crederci ancora di più e continuare su questa strada, come atteggiamento, come voglia di essere determinati. A fine gara l'amministratore unico, Simone Longarini, che ha assistito al match dalla panchina supplementare, è entrato in campo, ha abbracciato tutti, insomma, ha festeggiato con tutti i protagonisti del match, chi era in campo e chi era in panchina, questa terza vittoria serena stagionale. Insomma, lo state facendo affezionare a questa squadra. Ma lui è sempre stato affezionato, penso, anche prima di essere amministratore unico. Però è logico che se tu vivi le cose sul campo ha un effetto bello, penso che sia bello anche per lui, anche perché vedi poi i sacrifici che fanno i ragazzi. Non è che non lo sapesse, anzi, però ancora di più hai il polso della situazione, di come la squadra è viva e combatte sempre. Poi fa piacere, perché insomma alla fine è il nostro primo tifoso, quindi ci mancherebbe se non fa piacere. Senta mister, 6 vittorie e 5 sconfitte nella sua gestione. Che capiterà la prossima? Non lo so. E anticipo la mia domanda. Intanto 18 punti in 11 gare comincia a essere una media interessante, 1,7 grosso modo, e quindi una media importante. Ma al di là di questo, lei firmerebbe per un pareggio ad Ascoli? Noi siamo convinti di no. Sì. No. No, allora l'atteggiamento, noi abbiamo sempre la mentalità a vincere, quindi non è il fatto che uno firma per il pareggio, però credo che un pareggio darebbe anche una continuità, dove non cerchiamo il pareggio come risultato, ma dove l'atteggiamento della squadra deve essere di una squadra che non vuole perdere. Poi dopo quello che viene viene, quindi più viene meglio è. Però anche oggi ero contento, anche se fosse finita 1-1, perché la prestazione era una prestazione di solidità e di squadra. Un'ultimissima cosa sull'1-1, la parata straordinaria di Mazzoni, forse la squadra si era un po' abbassata un po' troppo? Stavamo subendo un po' troppo? Ma questo è uno stadio che non è facile, perché poi spingono, fanno come caratteristiche, come pubblico, quindi insomma ci sta anche, però la forza di questo gruppo, che poi si ricompatta e ritrova le misure, si aiuta e alza subito il ritmo. Grazie mister, complimenti, buon viaggio, ci vediamo a Terni naturalmente, e andiamo a chiudere.